Ciao a tutti amici, siamo ancora qua. Il freddo di questi giorni e le cime innevate delle montagne ci invitano a non allontanarci troppo dalle nostre abitazioni. E allora, un altro episodio delle grandi salite di Santa Croce sull'Arno. Come vedete, siamo all'imbocco della salita dei Bechini. La salita dei Bechini la conoscete tutti, è una delle salite storiche di questo comune e con il Giro delle Cerbaie l'abbiamo praticamente sempre affrontata. Ma non è di questo che voglio parlarvi, anzi, ruotiamo la telecamera. Ecco, alle mie spalle, quella che noi chiamiamo affettuosamente la salita della Madonna. Secondo il mio modesto parere, è la salita più dura del comune di Santa Croce sull'Arno, tolta Poggiadorno per ovvi motivi di lunghezza e dislivello. Ma cosa dire su questa salita? Che è la più lunga del paese, o almeno della campagna antistante il paese, e anche dei tratti molto impegnativi al 13-14%. Non viene mai fatta, non viene mai proposta, e non è un giro da inserire nelle nostre pedalate, perché prima di tutto bisognerebbe affrontare in discesa questa, i Bechini, che in stagione autunnale non aiuta. In secondo luogo perché comunque noi affettuosamente vogliamo sempre fare questa salita qua. Ma andiamo a scoprire quale sarebbe l'alternativa se ci scendessimo e salissimo da questa parte. Brrr, che freddo! Il ponte che indica l'inizio della terribile salita dei Bechini è anche, ovviamente, perché si tratta di un vallino, l'inizio della salita della Madonna. Tra poco scopriremo anche il perché a questo appellativo. La salita inizia facilmente, si parte con circa 300 metri molto facili all'1, 2, 3% su strada vecchia ma ancora in ottimo stato. Ve la vedete dietro di me mentre mi sistemo il paracollo, paranaso, parabocca, paratutto. Adesso ho una macchina che mi sta venendo incontro, quindi mi faccio da parte e andiamo ad affrontare una serie di due curve, salutando il ciclista che tra poco sarà alle nostre spalle. Eccolo. Qui la salita si inizia a fare impegnativa. 4-5%. Si sente improvvisamente la fatica sulle gambe, un po' per via del poco allenamento, un po' per via della stagione e un po' perché comunque questa salita non è banale. Adesso affrontiamo la seconda curva a 90 gradi, poi la strada si impennerà, arriveremo a toccare punte del 15%. Ecco, Corte Menicucci, eccola qua. Affronteremo adesso l'abitato della borgata di Carmignano. Devo scalare perché è durissimo qua. Mi prendo anche un po' d'aria. E proprio sul tratto più duro, eccoci. Mamma mia. Qui è tosta. Si rallenta. Ecco. Qui, proprio di fronte a noi, adesso la inquadreremo, la macchina della nostra Greta, colei che da anni prende in prestito il nome di Madonna per gli amici che partecipano alla gamba all'aria. Superato questo tratto difficile, la salita si fa di nuovo pedalabile. 3-4%, si scende fino a un comodo 2% per raggiungere Via delle Pinete, il termine della salita. È una salita lunga questa, è una salita impegnativa e mi piace pensare che è una salita che facciamo in pochi. Certamente dopo questo speciale verrà un po' più considerata dai ciclisti del nostro amato comune. Ok, siamo arrivati. Che faticata. Eccoci qua, Via delle Pinete. Da qui volendo si può ritornare a Staffoli, di qua,
andare verso Galleno, salire Bocciardi e ritornare a fare questa salita scendendo i Bechini. Oppure si può andare a Santa Croce, andare a affrontare Poggio Adorno e ritornare magari dopo un defaticamento in zona industriale. Beh, per oggi direi che basta così. Un saluto e alla prossima!